Educare i giovani e proiettare la Sicilia nel futuro attraverso la digitalizzazione degli oratori. Grazie ad un progetto voluto dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, una struttura per diocesi potrà beneficiare, per 3 anni, della connessione alla rete internet. E questo in sintesi il cuore dell'iniziativa presentata a Palermo dall'amministratore delegato dell'Istituto di Credito e da una rappresentanza dei vescovi siciliani. Un'opportunità che coniuga tradizione e innovazione per dei luoghi centrali nelle comunità, non solo per la catechesi, il gioco, la preghiera e l'animazione. Con il web si punta così a dare una possibilità a superare gli ostacoli in quelle realtà che, fino ad oggi, sono rimaste ai margini per ragioni economiche o per criticità territoriali. 16 le strutture individuate. In provincia di Catania sono 3 e si trovano a Giarre, Gran Michele e Adrano. Io credo che i clienti e i soci della banca saranno i primi ad essere felici di questa attività, perché, come dire, si sentiranno, spero, insieme a noi protagonisti di questa iniziativa a favore di tutta la Sicilia, per una banca che ha una proiezione sempre più regionale, coltivando il concetto di prossimità in una logica moderna. Secondo Sua Eccellenza il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana abbiamo un programma per cui di tanto in tanto trarremo delle conclusioni, poi magari faremo anche qualche visita spot qui e lì per gli oratori, per verificare il grado di gradimento di questa iniziativa e soprattutto la crescita di qualche giovane che magari nella banca si identificherà ancora di più. E si registra anche la soddisfazione per l'avvio di questa iniziativa da parte del Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, che andiamo ad ascoltare. Gratitudine ovviamente a chi ci fa il dono, cioè la Banca Agricola Popolare di Ragusa. Impegno perché non è un dono a perdere o devo fare qualcosa, la faccio, arrivederci, no. È impegnarsi per un futuro, in questo caso educativo e sociale, nei confronti dei giovani della nostra terra. Ovviamente è simbolico perché sono soltanto alcuni oratori, tra le centinaia di oratori che grazie a Dio abbiamo in Sicilia, nelle nostre parrocchie, nelle nostre città. Però è anche vero che è un segno fortemente simbolico perché apre ai giovani belle possibilità e soprattutto agli educatori dei giovani la possibilità di cominciare ad andare a ragionare più a fondo su un uso responsabile appunto del wifi, quindi di internet e dunque della rete.